Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Pagelle del Gran Premio di Thailandia di MotoGP. Gara che ho recuperato a ora di pranzo, come tutte le domeniche, quando non riesco a vederla in diretta. Devo dire, gara bella. Pista bagnata che si è andata via via asciugando, parecchi casini, ma è stata una gara bella dall'inizio alla fine. Devo dire, grande bagnaia, perché mi sembrava a un certo punto davvero in difficoltà e non riuscire a tenere il passo di Martin, ma forse neanche di Marquez. Invece poi si è rivelato l'unico che non ha sbagliato. Fatto una gara pazzesca, ragazzi. Si poteva anche chiudere il mondiale oggi. Mancano solo due gare. E se fosse caduto Bagnaia, si sarebbe chiuso il titolo mondiale, a battere per il titolo mondiale. Invece lui è riuscito a fare una gara, a recuperare punti. 17 non sono pochi, contando che lui deve migliorare tanto anche nelle sprint. Però, raga, si può fare. Chiaramente, se Martin vince il mondiale, quest'anno non ha rubato niente. Però pure oggi, fatta una gara abbastanza mediocre, eh. Perché secondo me Martin poi dalle volte non capisce qual è il limite che deve tenere. Comunque, prima di partire a bomba con le pagelle, vi invito a iscrivervi a questo e a tutti i miei canali. Seguitemi sui miei social, lasciate un like al video. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza sempre attiva. Le aiuto e sostegno al canale tramite abbonamenti e donazioni. E chi si abbona sa che ha i video in anteprima, alcuni video specifici per gli abbonati. Tipo stasera, dopo la gara, ci saranno i miei pensieri a caldo subito per gli abbonati e le pagelle in anticipo. Per gli altri escono domani. Quindi, chi mi vuole sostenere lo può fare, potete sostenermi su Patreon, avete video senza pubblicità su Patreon, avete parecchi video a un livello di abbonamento basso, in più avete i ringraziamenti nei titoli di coda di tutti i miei video YouTube. E vi ricordo, ragazzi, che c'è Instant Gaming, giochi scontati fino al 90%, prevendite, gift card e quant'altro, DLC, abbonamenti, trovate tutto in descrizione. Allora, partiamo dicendo, Bezzecchi voto 1, male, male, male. Peccato, ragazzi, perché Bezzecchi ultimamente comunque è molto spesso in zone nobili della classifica, ma non riesce a finire una gara, cade, sta sempre per terra. Bezzecchi quest'anno è stata enormemente la delusione più grande di questa stagione di MotoGP, perché ci si aspettava ma non un salto di qualità, già aveva fatto cose clamorose l'anno scorso, ci si aspettava una conferma di quello che poteva essere Marco Bezzecchi. Invece abbiamo visto che la conferma non è arrivata. Purtroppo Bezzecchi si è dimostrato un pilota quest'anno al di sotto delle aspettative. Speriamo che la Aprilia abbia una cura per riportarlo in auge, perché molte gare deludenti in generale, molte gare è caduto. Ragazzi, sta sempre per terra. Quando un pilota cade, non può essere giudicato un gran pilota. Speriamo che lui abbia modo di rifarsi, ripeto, in Aprilia, ma una stagione molto al di sotto delle aspettative. Franco Morbidelli, voto zero, malissimo. Cioè, a me dispiace, io sono un estimatore di Morbidelli, ma oggi è indifendibile. Sta facendo una bella gara, non capisco perché ha dovuto fare quel sorpasso folle su Quartararo, rovinandogli la gara e rovinandosi la sua. Un sorpasso senza senso, si è buttato dentro come un matto quando non c'erano le condizioni. Quando bastava seguirlo l'avrebbe superato, perché comunque Morbidelli sta facendo una gara buona, aveva un buon passo per stare lì, addirittura secondo me giocarsi pure il podio. Il problema è che pure là poi è caduto. Ragazzi, Morbidelli fa sempre gli stessi errori. Ora sono un po' di anni che aspettiamo che lui si riprende, ma non si riprende mai. Quando c'è la moto e c'è un problema e ce n'è un altro e cade. Un pilota che si deve recuperare. Vediamo l'anno prossimo se lo recupererà il team di Valentino Rossi, ma devo dire che sono dispiaciuto perché un grandissimo talento, forse pochi anni fa era il migliore talento italiano che avevamo in pista, si è perso assolutamente. Oggi ha fatto un errore gravissimo, è imperdonabile. Vabbè, poi ragazzi, di quelli che sono arrivati, sedicesimo, Fabio Quartararo, non gli posso dare un voto, ma mi dispiace tantissimo. Quando ho visto Quartararo o Quartararo a inizio gara essere nelle prime posizioni, raga, mi sono entusiasmato. Io non è che tifo Quartararo, però mi piacerebbe vedere più varietà, non vedere sempre solo le Ducati davanti, mi piacerebbe vedere finalmente anche la Yamaha, la Honda, tornare un po' su. Vedere Quartararo là davanti in una gara bagnata ci dimostra quanto il manico sul bagnato conta. Se non l'avesse steso Morbidelli avrebbe potuto fare una grande gara, la stava facendo, quindi sono assolutamente felice per la prestazione fin quando non è stato preso e non è stato buttato a terra. Mi dispiace tantissimo perché lui è un pilota che comunque oggi poteva regalare spettacolo, è stato un peccato enorme e io spero che torni ai suoi livelli, ma anche la moto, perché Quartararo davanti ci farebbe divertire. 14esimo, Enea Bastianini, voto 2, malissimo. È partito male, si è fatto risucchiare dal gruppo e poi francamente non aveva questo grande passo, però sappiamo che Bastianini poi di base nella seconda parte di gara torna forte. Però è caduto prima, una caduta abbastanza banale. Ci può stare su una pista bagnata? Sì.
Però c'è anche da dire, ragazzi, che ci aspettava di più. È chiaro che Bastianini quest'anno, parliamoci chiaramente, ha deluso. Non è neanche sul podio mondiale, ha deluso. Un pilota Kanamoto ufficiale come la Ducati doveva fare meglio. Dispiace, dispiace perché la KTM non è a livello Ducati e non gli darà le stesse occasioni. Voglio dare il voto anche a Nakagami, ragazzi, voto 7 perché l'abbiamo visto battagliare con Marquez, mollava certe staccate sul bagnato paurose. Pilota inespresso che poteva dare un po' di più, secondo me, in MotoGP. Però sappiamo poi che i giapponesi spesso e volentieri sono degli eterni incompiuti. Però ho fatto una bella gara. Una bella gara quando l'hanno inquadrato nei duelli con Marquez, mi è piaciuto. Si sta per ritirare. Pilota, secondo me, qualcosina in più in carriera lo poteva fare. Marc Marquez, voto 3. Voto 3 perché quando la pista era bagnata, prima che cadeva Marquez, ragazzi, era il più veloce in pista. È inutile girarci attorno. E là vedi il talento di Marquez, che secondo me è superiore sia a quello di Bagnaia che a quello di Martin. Se Marquez fosse nelle condizioni fisiche perfette al 100%, secondo me Marquez questi mondiali li vincerebbe facili, perché è un campione di un alto livello. Certamente posso anche dire che ha sbagliato l'ennesima volta. Si sta giocando la vittoria, poteva vincere perché secondo me andava forte, però non devi cadere. L'aveva ripresa, Marquez è incredibile a riprendere le moto quando sta per cadere, però oggi poi non ci è riuscito. Un errore banale, poi alla fin fine l'abbiamo visto pure battagliare, là non mi ricordo con chi, ha dato pure una mezza carenata. Non mi ricordo se è Nakagami, comunque l'abbiamo visto pure battagliare in maniera un po' scorretta. Ma Marquez questa è. Ho i miei dubbi che anche l'anno prossimo con la Ducati ufficiale lui sia nelle condizioni di vincere un mondiale perché purtroppo in una stagione, ragazzi, cade troppo. E prima Marquez non era così. Cade troppo perché secondo me ha dei limiti fisici che sono insormontabili. Una gara buttata letteralmente al vento. Luca Marini, voto 7. Buona gara sua, buona gara della Honda che è disastrosa. Vediamo Mir dietro. Ha fatto una buona gara anche se aveva entusiasmato nelle prove, nel warm-up sembrava poter fare di più. Però, undicesimo posto, nelle condizioni in cui la Honda Repsol è un buon risultato. Certamente, ragazzi, è disastrosa la Honda, parliamoci chiaramente. Alex Marquez, voto 6, top 10, senza lode e senza infamia, pilota che non ha combinato nulla. Sta là, non è caduto, sì, unico pregio quello, ma di velocità veramente poca. Alex Spargaro, voto 5 perché mi aspettavo un po' di più. L'avevo visto a un certo punto arrembante, stava. Mi sembrava essere propositivo anche per riprendere quelli davanti e poi invece si è perso. Raga, ma è chiaro che un pilota che annuncia il ritiro evita di farsi male nelle ultime gare. Lui sicuramente non sta dando il 100% che potrebbe dare perché non c'ha senso a fine carriera distruggersi per correre. È normale, assolutamente normale. Zarco vota 8, grande prestazione. Ottavo, vedi, quando piove il pilota buono emerge con una Honda che sappiamo non è il top, fatto una buona gara. Certamente pure qua deve succedere qualcosa di clamoroso per vedere Honda e Yamaha davanti perché poi sull'asciutto crollano inesorabilmente dato che sono moto mediocri. Vignales, voto 7. Buona gara, fuori dalla top 6 però settimo. Buona gara ragazzi, contando che l'Aprilia migliore, Salvador è cascato 3-4 volte. E ha fatto una buona gara Vignales, anche qui sembrava quasi poter arrivare a quelli davanti, sembrava ben lanciato, poi però si è plafonato là, però ottimo risultato. Certamente ragazzi dall'Aprilia vogliamo di più, l'anno prossimo con Martin e Bezzecchi ci aspettiamo qualcosa di più, perché nelle ultime gare sta retrocedendo e non è accettabile, un team che lottava per le vittorie a inizio mondiale e negli altri anni. Binder voto 5, alla fine l'ha presa da tutti, sembrava in una fase eccezionale, anzi poter attaccare il podio, alla fine invece si è fatto superare da tutti. Ragazzi, il grande campione è anche quello, il grande pilota è anche quello che capisce quando si deve difendere e quando deve attaccare. Si è incocciato in una battaglia con Acosta che ha fatto rientrare tutti quanti dietro. Se era furbo, faceva passare Acosta e lo provava a seguire. Quando vi dico io, ragazzi, ci vuole intelligenza anche nel subire i sorpassi. Quando Binder e Acosta si sono messi a lottare, sono arrivati tutti dietro. Anche Miller, quando si sono messi a lottare con Acosta, dietro è rientrato di Giannantonio. E praticamente hanno rischiato di perdere il podio, l'hanno perso. Chi l'hanno perso? Miller e Binder, che erano quelli che si sono lottati il podio per gran parte della gara. Potevano evitare di fare una cosa del genere. Purtroppo è successo, amen. Miller gli do un voto 7 perché vederlo fare una gara del genere, battagliare così, non cadere, è un buon risultato per un pilota che ha deluso enormemente quest'anno, l'anno scorso. Certamente pure qua, ragazzi, pur Miller
si è incocciato a fare dei duelli con Acosta assolutamente folli che gli hanno fatto perdere una caterva di tempo e poi alla fine l'hanno fatto superare anche di Giannantonio che era dietro. Di Giannantonio voto 9. Beh ragazzi, quest'anno a parte Bagnaia, Di Giannantonio è il migliore italiano in pista, parliamoci chiaramente. Nonostante gli infortuni fa delle gare pazzesche, peccato che ora si dovrà operare. Però io sono certo che l'anno prossimo, con una Ducati mi sembra ufficiale quella che ci avrà, io sono certo che farà un bel mondiale, perché io l'anno scorso l'ho criticato aspramente, perché fece una stagione disastrosa, solo nelle ultime gare si riprese. Quest'anno ha fatto un gran mondiale. Gran Mondiale ha dimostrato di essere veramente un pilota con un passo eccezionale e molto forte. Speriamo che torni forte come in questo momento. Pedro Acosta, voto 8. Però ragazzi, su Acosta il problema è sempre quello. C'è una gara troppo a intermittenza. Acosta fa delle prime parti di gara pazzesche, poi cala, rischia di cadere. Oggi Acosta l'abbiamo visto sull'orlo della caduta 10 volte. Un pilota che deve stare più tranquillo. La velocità ce l'ha, ragazzi, ma non basta la velocità per vincere i mondiali. Io mi ricordo fior fior di campioni italiani, Capi Rossi, Biaggi, Melandri, che avevano la velocità e non hanno vinto un mondiale. Ci vuole anche tanta, tanta bravura e gestire le situazioni. Acosta ha rischiato tante volte, ha fatto dei lunghi clamorosi. È un pilota che alle volte va troppo oltre quello che è potenziale suo in quel momento, e alle volte cade, spesso cade, alle volte gli va bene come oggi, ma ha perso anche tanto per tutta una serie di errori. Acosta si deve tranquillizzare, perché se sei veloce e non arrivi, poi non serve a niente. Martin voto 8 perché posso dirvi una cosa: alla fin fine ha fatto quello che doveva fare, ha tirato i remi in barca alla fine. Il problema di Martin è la gestione della prima parte di gara. Secondo me Martin è partito troppo a razzo, cosa che fa spesso, ha provato ad andarsene, non ci è riuscito, e lì un po' ha compromesso le gomme, vedendo come poi non è riuscito a recuperare prestazione. Una volta fatto l'errore, è andato lungo, che si è visto superare quella da Marquez e Bagnaia, e non ha avuto più il passo, anzi addirittura alla fine ha rischiato anche di essere preso da quelli dietro, ragazzi, eh? Quindi un Martin che alle volte non riesce a gestire le fasi di gara, questo gli manca, alle volte cade quando poteva tranquillamente gestire. Se vince il mondiale lo merita perché ha fatto due grandi stagioni l'anno scorso e quest'anno, e con una moto sì ufficiale ma di un team satellite, e non è la stessa cosa di avere una moto ufficiale su un team ufficiale. Però devo dire che troppi errori. Oggi comunque poi si è ripreso, gli ha fatto un grande regalo Marquez, perché se Marquez non fosse caduto Bagnaia avrebbe recuperato altri punti. Però buona gara perché alla fine si è accontentato, si è preso il secondo posto che gli dà comunque parecchi punti di vantaggio a due gare dalla fine. Però prima parte di gestione di gara non mi è piaciuta assolutamente. Bagnaia voto 10. Voto 10, a un certo punto mi sembrava completamente in crisi Bagnaia, perché all'inizio non riusciva a tenere il passo di Martin, si era fatto riprendere da Marquez. Poi però vedi, il pilota bravo è quello che gestisce le situazioni. Bagnaia non sempre ci riesce, capiamoci. Oggi ci è riuscito. Ha aspettato che Martin faceva un errore, gli ha messo pressione a livello di tempi, non l'ha preso mai in pista, però gli ha messo pressione. Tu quando vedi la tabella e vedi che quello dietro comunque si avvicina di un poco, ha avuto ragione perché Martin ha sbagliato. Poi è riuscito a resistere agli attacchi di Marquez. Gli è andata bene che Marquez è caduto, ma si va a vedere se Marquez poi l'avrebbe superato in pista. Secondo me sì, perché aveva un pizzico di velocità in più. Però c'è anche da dire che poi se cadi, sei caduto. Quindi devo dire, Pecco ha fatto il suo. È comunque ancora in lotta per il mondiale, 17 punti, ma deve migliorare drasticamente le sprint che rimangono e fare delle gare d'attacco, perché comunque basta un errore a questo punto della stagione per perdere il mondiale. Oggi grandissima gara, aveva tutto da perdere e ha fatto la prestazione da campione oggi, nulla da dire. Migliore della giornata assolutamente Bagnaia, peggiore se lo contendono Morbidelli e Marquez, che hanno fatto parecchi casini in pista. Ciao, Guagliò. Whoa, whoa, whoa.